Maria José Mendes Évora e segue Angelica Lubrano. Angelica Lubrano, dopo. Allora, un buonasera a tutti, ma un buonasera particolare all'onorevole Gianni Cuperlo. Io le volevo dire che io l'ho votato. Qualcuno magari avrebbe timore perché si dice che si è in minoranza. Io l'ho votato perché sono vicino al suo pensiero politico e tornerò a votare. Sono qui per dirle, onorevole Cuperlo, e spero che lei sarà il tramite al segretario Renzi, che io voglio un partito inclusivo, un partito capace di includere la cosiddetta minoranza, i migranti, che non vedo in questa sala. I migranti che non vedo prendere parola quasi mai. Non volevo parlarne neanch'io, ma a un certo punto mi sono alzata, ho detto al compagno Marco Pasciotti, la persona a me vicina e molto cara, io sono stanca di fare la spettatrice, quindi voglio parlare. Io voglio un partito capace di interferire sul tema immigrazione senza remore, senza paura, perché l'indomani non vorrei che i miei nipoti nati e cresciuti in Italia mi dicono: tia, dove stavi? Perché non ho avuto la cittadinanza? Perché sono in questa condizione? Quindi chiedo, e lo chiedo esplicitamente a lei e a tutto il partito, di lavorare sul tema della cittadinanza dei migranti e dei figli dei migranti. Voglio un partito dove troveremo a confrontarsi a prescindere da dove siamo nati, perché io l'indomani vorrei poter parlare in questo partito non solo sul tema dell'immigrazione, considerando che ho un dottorato in scienza sociale, sono capace e in grado di dibattere su qualsiasi tema che ha a che vedere con questa nazione. Voglio un partito dove non avrò reticenza a starci, o peggio che mai, che qualcuno abbia il timore che io ci sia. Sono iscritta a questo partito da quel dì e faccio parte da questo partito prima che nascesse, perché io vengo dall'esperienza di esse. Quindi prima che nascesse ero già dentro questo partito. Quindi, torno a dire, facciamo in modo che siamo coinvolti come persona, a prescindere dal luogo di nascita. Voglio un partito, torno a dire, dove la mia competenza e la mia conoscenza sia messa in atto. Non ghettizzarci. Siamo in grado di lavorare sul tema dell'immigrazione, così come siamo in grado di lavorare sul tema lavoro. Io già nel mio lavoro sono impegnata sul tema università e scuola, quindi i giovani italiani. Voglio un partito che dica al governo: 8 volte la proroga di un contratto è pericoloso per un migrante. Questo vuol dire che il migrante avrà un permesso di soggiorno radicato in 3 anni in questura. Non farà neanche in tempo a ritirarlo. Quindi è pericoloso quella proposta di legge per quanto riguarda la migrazione. E lo dico egoisticamente parlando. Come Papa, ho una formazione gesuita, ho preferito parlare con dei punti. E vorrei terminare augurando a tutti i candidati alle europee un in bocca al lupo, e sono felice che per la prima volta vada a votare, potrò votare il PD e i candidati del PD. Ma un augurio particolare a Sergio Chiamperin con la regione del Piemonte. Grazie.